Perugia col Trapani, e questa è la cosa più importante, tre punti che consolidano le prospettive playoff dei Grifoni, anche se domenica ci sarà lo scontro diretto a Pescara, in casa nella città di Camplone. Oggi si è consumato un altro derby perché Sanse Cosmi, alla guida del Trapani, è venuto a Perugia a giocarsela. Malgrado l'espulsione dopo 4 minuti per proteste per il rigore, Cosmi e il Trapani hanno fatto una bella figura. Partita difficile, partita che il Perugia ha controllato meglio nella ripresa, mentre nel primo tempo ha sofferto l'iniziativa del Trapani, che, liberato dalle sue remore di squadra che in trasferta gioca o comunque raccoglie sempre poco, si è invece proiettato in avanti, e c'è stato anche qualche problema tattico, una mediana del Perugia molto avanzata, una squadra che tendeva a essere lunga e che hanno favorito il Trapani in questa sua tentativo di rincorrere il pareggio. Meglio la ripresa, dicevamo, meglio la ripresa con il Perugia più compattato, più equilibrato, che ha controllato meglio. Il Trapani è sempre rimasto pericoloso, ma il Perugia ha legittimato in qualche maniera un vantaggio che invece nel primo tempo sembrava un pochino usurpato. Vittoria comunque importantissima, in questa fase non si può sottilizzare sul come arrivano i punti, e speriamo che adesso le ultime partite consacrino un Perugia in una posizione utile almeno a fare un playoff, giocandolo in casa. Sì, ha detto quasi tutto Daniele, una vittoria sofferta ma comunque importante, una vittoria importante che consolida, come diceva appunto Daniele, la zona playoff del Perugia in vista anche di una sfida determinante che è quella dell'Adriatico di Pescara che anche se i giocatori come Lanzafame ai nostri microfoni non lo vogliono chiamare spareggio per le posizioni migliori, in pratica può diventarlo visto che al termine di quella gara mancheranno solo 2 gare, quindi 180 minuti, 6 punti a disposizione. Quindi chi vincerà o comunque un pareggio potrebbe significare molto, ma bisogna anche vedere che cosa farà domani il Pescara contro l'Avellino nel posticipo. Comunque una gara, sì, come dicevo prima, sofferta, si è messa bene subito con il gol di Falcinelli su calcio di rigore e sono 13 quest'anno per lui, lui che aveva la media del 4-5 gol a stagione. Si è messa subito in discesa, ma il Perugia poi non è riuscito a metterla in ghiaccio e a portarsi sul 2-0, facendo soffrire oltremodo il pubblico del Curi, ma come appunto dicevano i calciatori ai nostri microfoni, il Perugia sa anche soffrire e questo in questo momento del campionato, quando manca veramente poco, è importante portare a casa punti, è importante raggiungere le posizioni migliori, per poi vedere l'altro campionato che inizierà, che è quello dei playoff, se il Perugia ci arriverà, perché si azzera quasi tutto e si riparte da zero e bisogna vedere come sarà la condizione fisica, mentale e di classifica del Perugia in quel momento per affrontare quell'eventuale torneo. Tornando alla gara di oggi, fra le cose buone mettiamo i 3 punti, fra le cose cattive le 3 ammonizioni forse ingenue rimediate dai 3 diffidati, non so se era una pretattica, ma comunque il Perugia perderà Falcinelli, Fazzi e Parigini, 3 giocatori importanti. Fazzi verrà rimpiazzato dal Lanzafame che rientra, ma Parigini e Falcinelli costringono Camplone ad avere solo 2 giocatori davanti più Lanzafame, quindi è un qualcosa che purtroppo oggi di negativo c'è questo, ma comunque prendiamo i 3 punti che sono più che fondamentali. Eric. Sì, poco belli ma sicuramente concreti. In passato invece molto belli, ma poi alla fine i 3 punti non arrivavano. Ecco, questo vorrei dire, a fine stagione si sono ribaltate un po' le cose. Quindi alla fine dei conti quello che conta era portare a casa i 3 punti. Il Perugia oggi ci è riuscito e si porta sempre a quota 59 in classifica. Ora dobbiamo pensare a sabato, alla partita contro il Pescara, partita assolutamente importante perché le due squadre gio si giocano, diciamo così, il posto in classifica in vista dei playoff e quindi concentriamoci sulla prossima perché sarà davvero una finale, anzi io la definirei la finale. Bene, proiettati già a Pescara con l'impegno e con la testa, starà ai Grifoni poi dare concretezza alle aspettative di tutti i tifosi. Consentitemi di salutare il nostro direttore Ettore Bertolini, che oggi era impegnato su altri fronti sportivi.
e che comunque tornerà al suo posto fin dalla prossima partita. Lo salutiamo, come salutiamo tutti voi, invitandovi a seguire sempre tutti i giorni Tifo Grifo, dove c'è tutto il grifo minuto per minuto. Grazie, ciao.